avuto esperienze di direzione in diverse carceri italiane. A lei chiediamo, alla luce del messaggio del Papa, una testimonianza del suo incontro personale e quotidiano con la povertà. Le statistiche dicono che la povertà si è ridotta a livello mondiale, ma è ben lontana da essere sconfitta e di conseguenza continua a mietere le sue vittime, soprattutto tra i bambini e i malati, la cui sopravvivenza dipende dagli aiuti del cosiddetto mondo ricco, che in genere promette ma non mantiene. Così, nonostante i buoni propositi, non si riesce ad invertire la rotta, a colmare il divario tra le diverse condizioni di vita degli uomini che abitano lo stesso pianeta. Giovanni Paolo II scriveva che il problema della disparità tra ricchi e poveri si impone alla coscienza dell'umanità, già che le condizioni in cui versa un gran numero di persone sono tali da offendere la nativa dignità e da compromettere conseguentemente l'autentico ed armonico progresso della comunità mondiale. Oggi sappiamo che il problema della povertà investe anche parte della popolazione italiana che vive in condizioni precarie. Nella nostra Italia, ricca e benestante, i poveri sono già il 5% e tale percentuale è destinata ad aumentare man mano che la crisi economica farà sentire gli effetti, provocando la perdita di nuovi posti di lavoro e quindi la forte primaria di reddito. Il divario tra ricchi e poveri è destinato quindi ad ampliarsi, generando situazioni di crisi all'interno delle famiglie indebitate, che possono anche sfociare in gesti violenti e insulti, oltre che provocare tensioni sociali quando la disperazione prende il sopravvento. Il cardinale Tetta Manzi, che nell'omelia di Natale ha compiuto un grande gesto di solidarietà, ha sottolineato che l'origine della crisi sta a monte dell'economia, perché la produzione e la distribuzione delle risorse implicano sempre un aspetto etico e non può dirsi etica un'economia che non metta al centro l'uomo ma il profitto da perseguire ad ogni costo. La povertà, infatti, non è soltanto la mancanza di risorse economiche, ma anche la carenza di valori, l'indifferenza verso gli altri, l'individualismo che ci corazza e ci impedisce di vedere i bisogni dell'altro. In una parola, quello che oggi viene definito sottosviluppo morale. Grazia generosa e non meritata,
a cui deve corrispondere il nostro impegno. Siamo noi che daremo un volto concreto a questo 2009 con il nostro lavoro, con le parole che spenderemo, con le scelte che faremo, con i progetti che vogliamo realizzare. Attraverso il nostro impegno, l'anno che inizia prenderà una forma concreta e precisa. Abbiamo un compito grande di dare forma alla grazia di Dio che è l'anno che inizia. L'anno che inizia può e deve diventare un anno di grazia e di salvezza per il dono del Signore, ma anche per l'impegno nostro. Abbiamo ascoltato le parole di Paolo nella lettera ai Galati: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge. Dio mandò suo figlio, è grazia di Dio, Gesù. Non è il mondo che ha prodotto Gesù Cristo e non è neanche il mondo che in qualche modo lo abbia meritato. Eppure egli è una creatura di questo mondo, è Maria che ha dato un volto al Figlio di Dio, gli ha dato un sorriso, un organismo umano, un cuore. Noi dobbiamo imparare da Maria, dare un volto concreto alla grazia che ci viene donata del nuovo anno. Costruire un anno che sia storia di salvezza, o per dirla con altre parole, che sia una realizzazione della pace. E la pace, sappiamo nel vocabolario biblico, è la somma, la sintesi e il complesso di tutti i beni messianici che permettono all'uomo di realizzare pienamente la sua umanità. Quindi la pace comprende la salute, la sicurezza, il lavoro, la fraternità, la libertà, la solidarietà tra le persone. Iniziamo dunque, come sempre, l'anno nel nome della pace, pace come dono di Dio e pace come compito degli uomini. Di Gesù è scritto che Egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia. La pace è dono di Dio. Essa è possibile perché nel Figlio di Dio fatto uomo e morto sulla croce, l'umanità si è riconciliata con il Signore. In Cristo incontriamo il Padre. In Lui diventiamo anche fratelli, solidali in un comune destino. Accogliendo questo stupendo dono di Dio, gli uomini sono chiamati ad essere costruttori di pace, in modo da diventare figli di Dio, secondo le parole delle Beatitudini, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. La Giornata Mondiale della Pace, come abbiamo ascoltato poco fa, ha come tema combattere la povertà, costruire la pace. Questo messaggio ha scandito la nostra marcia. Vorrei riprendere alcune affermazioni di Benedetto XVI, più immediatamente riconducibili alla caratterizzazione di questa città.